continuo Piacenza di Iachini ospita il Garilli, il lanciatissimo Verona di Ficcadenti. I padroni di casa sono alla ricerca dei tre punti necessari a riscattare la sfortunata prova di domenica scorsa a Genova, mentre per gli ospiti, reduci da una striscia di tre pareggi e quattro vittorie, il bottino pieno significherebbe terzo posto in classifica. Piacentini in campo con un 4-4-2 con Beghetto e Pepe in attacco, 4-3-3 per i veneti con il tridente ad Ailton, Bogdani e Papavaigo. La partita è viva fin dalle prime battute. Grande pressing, difese alte, le due squadre giocano un calcio frizzante e cercano un successo senza paura di scoprirsi. Su entrambi i fronti però sono proprio le linee difensive ad avere la meglio e complice un Pizzi con imprecisione negli ultimi 20 metri. Le puntate offensive sono rese vane. Un'incomprensione tra Dossena e Mazzola al quarto d'ora mette Ricci in condizione di effettuare un cross pericoloso. La difesa rimedia, così come sul calcio d'angolo che ne segue. Un minuto più tardi Piacenza vicinissimo al gol. Beghetto fa da torre su un cross dalla fascia sinistra e serve a Pepe un pallone d'oro. Pegolo si supera e devia sul palo la conclusione dell'attaccante. La risposta del Verona è in un sinistro su punizione di Adailton. La palla calciata dal brasiliano è alta e Aldegani si salva. Al 37esimo è Bogdani, capocannoniere del campionato con 14 gol, a farsi vedere dalle parti della porta piacentina. Il suo diagonale di destro da posizione defilata termina la sua corsa sull'esterno della rete. Poco prima della fine del primo tempo, Iachini deve rinunciare a Pepe, infortunato. L'attaccante è sostituito dal brasiliano Geda. La ripresa riprende sulla falsariga del primo tempo. Alla grande aggressività sulla mediana fa da contraltare la poca lucidità in fase di finalizzazione. Il tiro del romeno Patrasco all'ottavo è sintomatico. All'11esimo il Piacenza va in gol, ma a gioco fermo. Chiara la posizione irregolare di Beghetto in occasione di un calcio di punizione. Al 20esimo Aldegani è chiamato in causa in occasione di un corner a favore del Verona. Il portiere sventa il pericolo smananciando la palla proveniente dall'angolo. Attorno alla mezz'ora della ripresa Bocchetti mette in mezzo palla dalla sinistra. Colpo di testa di Beghetto che sibila di poco alla sinistra di Pegolo. Il Piacenza ci crede e pochi minuti più tardi costruisce l'azione più importante della seconda frazione di gioco. Beghetto è sfortunato perché il suo colpo di testa batte Pegolo ma si stampa sulla traversa. Il Verona non sta a guardare e replica con il duo Bogdani-Berani. Il tiro dal limite di quest'ultimo è impreciso e sorvola la traversa della porta piacentina. A 5 minuti dal termine Beghetto estrae dal cilindro un gol fenomenale. La sua rovesciata è tanto bella quanto efficace. Splendido il gesto atletico dell'attaccante che ha cercato il gol per tutto l'incontro. Vince il Piacenza 1-0 dunque e torna a far punti dopo il KO con la capolista Genoa. Per il Verona è il primo stop dopo 7 risultati utili consecutivi. Il dopo partita è burrascoso a sottolineare quanto fosse importante l'incontro.